Professore, buonasera. Non mi sono più rasato dalla rasatura commerciale. Togliamoci questo bavaglio. E dopo l'ultima rasatura fatta insieme, mi sono rasato due volte in privato. Per esattezza, l'ultima volta il 28 febbraio, quindi abbiamo una barba di 8 giorni. 8 giorni, ragazzi, mi dispiace essermi assentato questi giorni senza aver condiviso niente, ma stavo male come sto male ancora. In realtà non mi sono ancora ripreso dall'influenza, dalla tosse, però i giorni stavano cominciando a diventare troppi, quindi urgevo un video. Ci tenevo però prima a spendere due parole su questo periodo di pazzia che sta dilagando. Cioè, fino a una settimana, 10 giorni fa, era tutto normale quasi. Sì. Io sono in Friuli Venezia Giulia, quindi adesso siamo investiti qua da un'area di psicosi pazzesca, gente che ti guarda male, che non puoi tossire o starnutire, ma roba è fuori dal mondo, eh. Sei per strada che tossisci, gente che ti mette in cimitero subito, cioè sei spacciato. E quanto è vera l'affermazione che l'ignoranza uccide molto molto più del virus. L'ho provato sulla mia pelle, io sono questi giorni ammalato, appunto. Ho potuto vederla sulla mia pelle. Mi ricordo una scena curiosa l'altro ieri in farmacia. Vado, vedo i clienti spaventati che escono, cioè la farmacista che la dottoressa si è messa a ridere, mi ha anche lei raccontato una sua avventura al supermercato, che si è messa a starnutire alla gente che l'ha guardata male, che si è allontanata. È iniziata la psicosi, ragazzi. Questa cosa del virus ha effetti molto negativi, altro che il virus in sé. Sicuramente sono da tutelare le persone a rischio, gli immunodepressi, gli anziani. Ma qua i danni saranno ben altro che virus, saranno ben altri i danni qua di questo virus, insomma, questa psicosi. Ho addirittura amici che, dove lavorano loro, uno al primo starnuto, al primo colpo di tosse, hai fatto il tampone. Cioè, il tampone non è che lo decidi tu se lo fai o no, cioè, c'è un numero da chiamare, sono dei medici che ti fanno delle domande, che valutano, gente che è competente in materia, cioè su via. Per dirvi che qualsiasi persona ormai, sono poche che si salvano da psicosi ormai, cioè hai fatto il tampone, hai fatto questo, hai fatto quello, roba, guarda, non, meglio che non mi dilunghi oltre, ragazzi, perché stiamo attraversando un periodo molto difficile, ma socialmente difficile, non so come finirà sinceramente. Torniamo alla nostra rasatura. Allora, scusatemi per la voce, ma... Allora, oggi barba di 8 giorni. Voglio polverizzarla col nostro Piper, che abbiamo già visto. Stavolta con delle lamette che non ho mai usato. Oggi il Piper lo armiamo con le Astra Blue Stainless. Procedo subito con il montaggio della lametta. Volete farci? Cioè, il caso ha voluto che io praticamente non mi ammalo mai di influenza. L'ultima volta è stato 4 anni fa, proprio adesso, ma ne ho viste di... Cioè, pure il mio medico mi ha sbagliato, sono andato per fare una visita, io volevo non dirlo, ma il mio medico mi ha sbattuto fuori dall'ambulatorio,
tutto spaventato, era tutto imbragato, era mascherato con gli occhiali, via, 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 no, no. Una scena della, proprio una via di mezzo tra un film comico e una scena post-apocalittica di, sapete, quei film di virus. Cioè, da lui così, vai fuori, c'è la farmacia, le farmaciste che si sono messe a ridere quando gli ho raccontato. Cioè, posso capire che le persone comunque non del mestiere si facciano prendere la psicosi, ma c'è cioè, un medico, ragazzi. Vabbè, e niente. Hasta luego. Stainless, mettiamo sul nostro paper lava intera. Faccio scorrere l'acqua calda, bagno il viso, non vedevo l'ora di farmi la barba, cioè faccio cacare, faccio anche i capelli, cioè. Ho ridato l'acqua calda al nostro Omega 48 che ci aspetta. Intanto mi rilavo un po' la faccia perché è arrivata l'acqua un po' più calda adesso. Usiamo il nostro arco che conosciamo già, lo ripropongo, avevo voglia di usare l'arco, ora lo uso come fosse uno stick. Sembra che esca fuori.
Sa che tanto che dovremmo accontentarci a fare il montaggio così stavolta. Io lo tiro fuori con la forza. Così ho il pennello un po' carico già. E più uno come spick. Bagno. 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 All'inizio del video ho messo la mascherina appunto per anche come segno di solidarietà verso le persone che si trovano questi giorni a essere discriminate e trattate come degli untori, come degli appestati. Tutti che ti costringono a mettere queste mascherine, ovunque tu vada. La psicosi in atto.
Penso che possiamo andare.
Andiamo di secondo passaggio, sempre verso il velo. Come ho detto negli scorsi video dove abbiamo usato l'arco, e lo riconfermo, è veramente poco grasso. Almeno quello che sembra a me. Questo è il sapone residuo di prima. Thank you.
Ragazzi, per stavolta, come ho fatto anche nell'ultimo video, dove ho usato lo chavette, voglio andarci piano, nel senso che vado solo nel verso del pelo. Bene, acqua calda, shock di acqua fredda e andiamo. Questa Astral Blu non sono male, eh. Non strappano. Non sono neanche particolarmente aggressive. La rasatura, pur non essendo un BBS, è comunque molto soddisfacente. Lavo il pennello. Rilaviamo la lume. Essendo un lilac vegetale
Pino Clamman, floreale, fiori come i fiori del cimitero, esattamente come molti in questo periodo ti stanno mandando, cioè già ti mettono nella fossa al primo cenno di starnuto o di influenza. E andiamo allora di fiori. Senso dell'umorismo dobbiamo mai perderlo, ragazzi. Molto molto particolare. Questo o ti piace tanto o non ti piace per niente. Pungente anche, infatti c'è scritto crisp fragrance, una bella botta alcolica, l'allume di Rocco oggi mi ha fatto rossore più del normale qua. Questo è veramente come molto, è quasi erbaceo anche. È come camminare in un campo di fiori. Cade il fagiolo proprio oggi. Bene ragazzi, la rasatura l'abbiamo conclusa. Purtroppo va così, oggi va così. Questo periodo così di psicosi. Oltre alle persone che stanno male e tutto, ma anche alle persone accusate, vittime di paure da parte di altri. È una cosa paradossale, eh? Assurda. Ragazzi, noi ci vediamo per le prossime e vi auguro buone sbarbate. Ciao.